Il ministro Bondi ha risposto all'interrogazione parlamentare degli onorevoli Braga e Realacci sul caso del supermercato della Valategna situato ad Asso. Nella nota diffusa si legge: con riferimento all'interrogazione relativa alla realizzazione di un supermercato in prossimità della cascata della Valategna, si osserva quanto segue. Ad avviso dei competenti uffici di questo ministero, la zona interessata dall'intervento è estremamente vulnerabile dal punto di vista paesaggistico. Pertanto, la competente soprintendenza è in attesa di visionare la documentazione relativa al progetto richiesta al Comune di Asso per poter esprimere le proprie valutazioni. Tale documentazione al momento non è ancora pervenuta. Pertanto la soprintendenza di Milano il 4 marzo ha reiterato la richiesta di trasmissione della documentazione progettuale, evidenziando che dal 10 gennaio qualsiasi progetto che si voglia intraprendere sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico deve ottenere il parere preventivo e vincolante da parte della soprintendenza, non essendo più sufficiente l'esame dell'ufficio basato sul mero controllo della legittimità degli atti relativi alle autorizzazioni paesaggistiche. Sulle pagine web del gruppo Asso Viva interviene il capogruppo Roberto Zanetti, consigliere di minoranza. La variante al piano regolatore del 1985, approvata dall'amministrazione Conti nel 2001, dice Zanetti, era soggetta al mero controllo della legittimità degli atti da parte della Regione, che, considerata la delicatezza e il pregio della zona, pur non potendo entrare nel merito della scelta del Comune di Asso di aumentare a dismisura l'edificabilità della zona e di ridurre in modo significativo l'area standard destinata ad uso pubblico a salvaguardia della cascata, ha imposto quantomeno il rispetto e l'immodificabilità dell'area stessa e il mantenimento della maggior distanza possibile dei nuovi fabbricati dall'area standard. Prescrizione in parte incisiva e in parte indefinita, prosegue Zanetti, che nel progetto adottato non era rispettata, in quanto se lo fosse stata, il supermercato e soprattutto il numero di parcheggi con relativi spazi di manovra previsti per legge non vi sarebbero stati fisicamente sull'area edificabile. E così pure l'allargamento della strada provinciale e i due ingressi indipendenti, uno per il supermercato e uno per l'area pubblica. L'amministrazione però non vuole ammettere di aver concesso troppa edificabilità per il tratto di terreno in piano vicino alla cascata, prosegue Zanetti, compromettendo con una cementificazione eccessiva per la zona sia l'ambiente che il paesaggio e la natura stessa dei luoghi, nascondendosi dietro i diritti acquisiti e intoccabili, secondo loro, dei privati. Dalle affermazioni della maggioranza in consiglio comunale, oltretutto, non è giunto alcun segnale di un ripensamento o di voler modificare in qualche modo l'edificabilità dell'area in modo da valorizzare in modo adeguato alla sua fama la cascata della Valategna e da creare un parco pubblico degno di tale nome. I verbali del consiglio sono chiari. E allora la vera battaglia si sposta e inizia solo ora. È nel prossimo piano di governo del territorio che dovranno essere recepiti questi principi e che dovranno aggiungersi, secondo noi, alla prevenzione del rischio idrogeologico. Ancora si legge: l'amministrazione non avrà più nemmeno la scusa dei diritti acquisiti dei privati, dato che in urbanistica i suoli sono pubblici e non esistono diritti precostituiti di privati e il piano di governo del territorio è un atto urbanistico. Sia ben chiaro, continua Zanetti, che non siamo contro la salvaguardia dei diritti dei privati, anzi riteniamo che l'interesse pubblico, ambientale, naturalistico e paesaggistico in urbanistica debba prevalere anche se coniugato ad un giusto rispetto del diritto del privato a costruire. Il fatto che il ministro Bondi e i competenti uffici del suo ministero abbiano riconosciuto come estremamente vulnerabile dal punto di vista paesaggistico la zona della cascata ci fa ben sperare per il prossimo piano di governo del territorio. Il testo integrale del comunicato è possibile visionarlo sul sito web www.assoviva.info.